La situazione ancora non è, purtroppo non è più sostenibile. I passeggeri bloccati a Figline sul regionale 4070 sono diventati la classica goccia che fa traboccare il vaso. L'ultimo disagio vissuto dai pendolari valdarnesi, l'ennesimo di una lista lunghissima, ha scatenato l'indignazione del mondo politico senza distinzioni di partito. L'episodio è stato definito indegno di un paese civile dall'assessore regionale Trasporti Baccelli nelle ore immediatamente successive ai fatti. Un'indignazione istituzionale a 360 gradi, partita dalla stazione di Figline e tornata proprio nel comune medesimo, che si è detto disposto a scendere in piazza al fianco di chi ogni giorno subisce disservizi e ritardi. Quindi noi abbiamo iniziato un percorso di interlocuzione, ma si registra una scarsa efficacia di questo percorso, quindi stiamo valutando altre possibilità e altre strade insieme anche al Comitato Pendolari, anche quella di manifestare proprio in piazza insieme ai pendolari. L'assessore Cencetti ripercorre i passi fatti dall'amministrazione per smuovere le acque di un problema ormai cronico, problemi che al momento rimangono tali tra comunicazioni latenti e incontri ancora non convocati. Abbiamo iniziato da un primo incontro con RFI Trenitalia e Baccelli presentando un documento. In questo documento ovviamente faceva da sovrano il tema dei ritardi, però non solo, c'era anche indicato il problema della comunicazione che spesso aggrava ancora di più i gravi disservizi che già ci sono, il problema della disabilità, il problema dei degradi delle stazioni. Dopodiché appunto attendevamo un nuovo incontro che doveva essere svolto a fine gennaio, dove appunto RFI Trenitalia avrebbe dovuto darci delle soluzioni o delle risposte. Nel frattempo abbiamo organizzato un'assemblea con i pendolari molto partecipata, dove abbiamo fatto vedere appunto il documento e interagito con le persone per capire se avevamo comunque raccolto tutte quelle erano le risalite, però ancora purtroppo in questi giorni si registrano gravi situazioni di ritardo, ma non solo.